Se penso alla bellezza, penso ad un atto di cura. Di mestiere uso la parola come promessa di cura di quei dettagli che, se riconosciuti e accolti, fanno di me me e riescono a differenziare quello che io sono dalla malattia che porto con me. Oggi parliamo di esaltazione della bellezza durante l'esperienza di malattia, come quell'atto di cura della propria esistenza di cui la malattia ne fa parte. Sono Eleonora Criscuolo, psicologa e psicoterapeuta, responsabile dell'ambulatorio di supporto psicologico AIL Milano. Ciao Angela, oggi siamo qui per parlare di bellezza. Siamo qui con te, che sei la direttrice di OTI, Estetica Oncologica Italiana. E cerchiamo insomma di far conoscere un po' quello che è il mondo dell'oncoestetica ai nostri pazienti, che spesso sono ignari un po' di quello che è questo mondo. Pertanto, che cos'è l'oncoestetica? Di che cosa si tratta? Grazie intanto Eleonora per avermi invitato a diffondere quelle che sono appunto tutte le conoscenze relative all'estetica oncologica, che effettivamente è una branca dell'estetica ancora troppo poco conosciuta. Ha origini lontane, perché l'estetica oncologica nasce negli Stati Uniti più di 20 anni fa, e io sono stata la prima operatrice in Europa ad acquisire questa certificazione. Perché è importante? Perché io troppo spesso nella mia attività mi sono ritrovata ad incontrare le mie clienti che si ammalavano, che chiedevano di essere trattate da un punto di vista estetico e a cui noi dovevamo vietare qualsiasi tipo di approccio. Perché questo? Perché effettivamente fino a 10 anni fa non si conosceva che cosa si potesse fare, c'era la paura che comunque il trattamento estetico potesse impattare con la malattia, che potesse interferire con le terapie, e giustamente il mondo medico era focalizzato alla guarigione della persona, e quindi qualsiasi cosa che potesse in qualche modo ostacolare la terapia o la guarigione veniva negata. In realtà, quando 10 anni fa ho scoperto che negli Stati Uniti esisteva un percorso di formazione, non ho esitato un secondo, quindi sono partita, e in realtà ho scoperto delle cose straordinarie. Ho scoperto che in realtà si può fare qualsiasi tipo di trattamento, quindi si possono fare i trattamenti alle mani, ai piedi, i trattamenti al viso, i massaggi. L'importante è imparare a farli, perché chiaramente bisogna imparare a personalizzare il trattamento su quella persona, in quella giornata e in quel momento terapeutico particolare. Allo stesso modo capisco anche finalmente il divieto del medico, perché è vero, il trattamento incauto può interferire con la malattia e può interferire con le terapie in corso. Il metodo OTI in realtà esiste da più di 20 anni, esiste in 12 paesi nel mondo, viene insegnato in 4 lingue, sono 17.000 gli operatori formati worldwide e sono 600 gli operatori che noi, dopo la mia esperienza, siamo riusciti a formare in Italia. Il metodo è stato scientificamente studiato, quindi dopo 4 anni di sperimentazione sulle persone in terapia, attraverso uno studio scientifico che si chiama Health in the Mirror e che si trova su PubMed, abbiamo dimostrato che il metodo è sicuro e il metodo soprattutto è efficace, perché impatta in modo straordinario sulla qualità di vita delle persone. Hai parlato di metodo, in cosa consiste il metodo OTI? Il metodo è fondamentale. Innanzitutto il nostro metodo prevede l'avallo da parte del medico oncologo curante. Oltre a questo, devono sempre partire dalla raccolta dei dati, quindi devono fare un'anamnesi attenta. Dobbiamo sapere che tipo di trattamenti sta facendo, quindi ipotizzare quelli che possano essere gli effetti collaterali e quindi di conseguenza impostare un lavoro che a questo punto venga eseguito in sicurezza. Questa è proprio la prassi fondamentale, perché a seconda delle terapie esistono degli
degli effetti collaterali di cui noi dobbiamo tenere conto. Esistono dei momenti in cui il trattamento, per esempio, non deve essere eseguito. Oltre a questo, il metodo prevede proprio la sinergia con tutte le figure professionali che ruotano intorno al paziente oncologico. Quindi l'estetista formata a trattare il paziente dovrà poi collaborare con il medico, con lo psicologo, con il tricologo, con il fisioterapista, perché il successo del metodo è dato proprio dalla sinergia del lavoro di tutti i professionisti che ruotano intorno alla persona. Hai parlato di una cosa molto specifica e soprattutto di trattamenti che vengono applicati durante le varie fasi dei trattamenti chemioterapici o radioterapici. A tal proposito, ci sono dei divieti? Ci sono mille esempi che potrei fare dei divieti che possono intervenire durante le terapie. Per esempio, c'è un momento particolare che sono le 24-48 ore a seguito dell'infusione della chemioterapia, perché nelle prime 24-48 ore già il farmaco potrebbe innescare delle reazioni avverse. Quindi potrei avere una reazione che a quel punto l'oncologo non capisce più se è dovuta al farmaco che la paziente ha assorbito o il trattamento che è stato eseguito con un particolare attivo, per esempio. Così come un'altra finestra temporale durante la chemioterapia nella quale il metodo OTI vieta il trattamento estetico è tra la settima e la decima giornata post-infusione, perché è il momento in cui crollano proprio le difese immunitarie e quindi il paziente potrebbe essere veramente coinvolto in una serie di effetti collaterali più difficili poi da gestire, che possiamo benissimo evitare. Così come sono vietate, è vietato trattare l'area radiotrattata, così come ci sono altre accortezze legate al fatto che, per esempio, il paziente oncologico che fa chemioterapia e che ha, per esempio, un livello di globuli rossi molto basso, per noi rientra nella categoria dei pazienti anemici, quindi non potremmo mai pensare di massaggiarlo per un'ora, perché poi non avrebbe le forze per... Quindi, insomma, questo per darvi un pochino degli esempi per i quali si comprende bene che chi decide di trattare un paziente in terapia debba essere formato. Noi tra l'altro insegniamo alle estetiste a trattare il paziente prima, durante e dopo le terapie, quindi noi possiamo davvero accompagnarlo nel corso delle terapie dall'inizio alla fine, ma ben consapevoli di quello che stiamo facendo. Hai giustamente spostato un pochino l'attenzione sul prima e sul dopo. La diagnosi di una malattia oncoematologica ha un impatto sulla vita delle persone e molte pazienti, a seguito un po' di questo shock, di questo trauma che vivono, smettono di aver cura di sé. Dal truccarsi, dal portare avanti una beauty routine mattutina, serale, dalla scelta di alcuni capi di abbigliamento, smettono di fare questa cosa perché si immedesimano proprio nel ruolo di malato. Dalla tua esperienza, l'impatto che una diagnosi ha sull'immagine, come può essere, insomma, vissuto dalle pazienti e che tipo anche di percorso è possibile intraprendere da quando una paziente riceve una diagnosi fino effettivamente all'inizio del trattamento. E in effetti, Eleonora, tu hai sottolineato un punto veramente molto importante, perché se ci pensiamo effettivamente il paziente oncologico si rende conto di essere malato quando comincia a curarsi, perché tanti effetti collaterali delle terapie oncologiche impattano sull'estetica delle persone. Quindi questo veramente ci deve dare l'idea di come tutto quello che possa essere un approccio di tipo estetico, un supporto estetico, possa dare fiducia anche nell'andare avanti con le terapie. Ecco che tutto quello che possiamo fare in accompagnamento alle terapie può dare veramente tanto sollievo. E capisci che una persona che sta facendo le terapie, ma che incomincia a vedersi meglio, psicologicamente comincia ad avere anche fiducia nelle terapie, e quindi anche se sa che va a fare la terapia, ma pian pianino l'effetto collaterale viene tenuto sotto controllo,
questo sicuramente è un aiuto inimmaginabile. Noi con il nostro studio scientifico abbiamo dimostrato anche di agire sul contenimento dell'ansia, sul contenimento della sensazione di nausea, di vomito, sul mal di testa e chiaramente anche ad una maggiore socializzazione, perché una persona che si vede meglio ha anche più voglia di vedere, di incontrare e di relazionarsi. Non solo, migliora anche la qualità del sonno, che è un'altra cosa fondamentale nell'affrontare le giornate. Quindi vedi che certamente è, vogliamo dire, una componente frivola, sicuramente, che ha però un ruolo molto importante prima, durante e dopo le terapie. A proposito di dopo, io nella mia stanza, nel mio ambulatorio, accolgo molte storie di pazienti in fase di remissione di malattia ed è un momento forse più delicato ancora della diagnosi, nel senso che queste persone arrivano stravolte da un lungo percorso di trattamenti. Quando finalmente quel fatidico giorno arriva, la speranza lascia un po' il posto al timore, un po' che possa risuccedere, e al timore anche di riprendere in mano una vita che non è più come prima. E pertanto, insomma, un po' nel mio ambulatorio il lavoro che faccio è un lavoro volto non alla ripetizione di azioni, no, che creano routine, ma l'essere umano è fatto di possibilità nuove e per coglierle devi riposizionarti dentro anche a un mondo che ormai ha dei connotati diversi rispetto a quello di prima. Pertanto chiedo a te, dalla tua esperienza, se hai valutato anche tu questo impatto e che cosa si può effettivamente fare dopo che una persona, insomma, ha finito questo processo terapeutico e si riaffaccia con un nuovo sé alla vita. Devo dire che per quello che è la mia esperienza ho notato che le persone innanzitutto mettono se stesse al primo posto e quindi sicuramente sono tanto concentrate, giustamente anche direi, su di sé, su quello che debbano essere anche le loro priorità. E per quelle persone che hanno avuto la possibilità di incontrare l'estetica oncologica, devo dire che rimane un certo attaccamento. Un attaccamento perché sicuramente noi regaliamo un momento di benessere alle persone che vivono nell'ansia, vivono nello stress. Più di qualche volta mi è capitato di veramente semplicemente appoggiare le dita sul viso di una paziente e di vederla commuoversi, no? Perché loro vivono anche un po' il distacco tante volte, no? Tante volte i loro familiari hanno paura di fare certe cose, di avvicinarsi, e quindi l'estetica oncologica veramente arriva anche a toccare le emozioni, emozioni dalle quali poi anche loro fanno fatica a distaccarsi. Quello che è importante è che certamente esistono delle condizioni fisiologiche che le estetiste preparate conoscono, perché giustamente parlavi di linfonodi, ed effettivamente ci sono delle aree che proprio rimangono interdette per tutta la vita. Una volta alle estetiste insegnavano che dopo 5 anni dall'esperienza di malattia si potesse fare qualsiasi cosa. Non è vero, cioè anzi io esorto sempre le persone a raccontare la propria esperienza di malattia nei centri dove vanno, perché ci sono proprio delle aree come alcune sanzioni linfonodali che non devono essere proprio più toccate per sempre. Però nel momento in cui, ecco, viene in qualche modo superata la paura e quindi nel momento in cui la fiducia prende il sopravvento, devo dire che per quello che è la nostra esperienza, io le chiamo persone, le chiamo clienti, continuano a rispettare i loro rituali, perché comunque per loro diventa un momento loro. Tra l'altro, guarda, un'altra delle cose incredibili è che proprio l'estetica veramente in questo settore io ormai la vedo applicata ovunque. Noi abbiamo iniziato con le donne perché sicuramente sono quelle che erano più sensibili al tema, quindi quando abbiamo iniziato 10 anni fa certamente erano quelle che maggiormente potevano avere attenzione per questa cosa, ma poi l'organo pelle-pelle, quindi poi gli uomini hanno avuto la necessità di essere trattati e oggi i bambini e gli adolescenti.
clienti. Quindi, come vedi, diventa veramente un tipo di atteggiamento che è proprio trasversale, ma proprio perché abbiamo la possibilità, come dico sempre, di spostare l'attenzione dalla malattia alla vita, e quindi diventa anche proprio quel messaggio di speranza di cui loro hanno assolutamente bisogno. Oggi abbiamo portato un po' all'attenzione il tema legato alla bellezza, dove per me bellezza è aver cura. Cura e bellezza le considero due facce della stessa medaglia. Se ti dico cura, cosa ti viene in mente? Se mi chiedi cosa significa per me cura, certo, mi verrebbe immediatamente alla mente pensare alla terapia. A me invece viene in mente proprio il prendersi cura, l'amarsi, che è quello che io che ho visto, che vedo e continuo a vedere nelle persone che imparano a mettersi al primo posto. Direi che è fondamentale. Se lo chiedessero a me, probabilmente direi l'attenzione al dettaglio, cioè quel dettaglio che fa me. Allora Angela, grazie per essere stata qui nel mio ambulatorio di supporto psicologico a Milano. Abbiamo parlato appunto di bellezza e di cura, che sono due qualità che credo contraddistinguino in modo differente il nostro lavoro. E grazie.